a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ e oggi siamo tanti su 60 Seconds con il buon Pietro. Allora ragazzi, nuova partita, è da una vita che non giochiamo a 60 Seconds, abbiamo deciso di giocarlo oggi perché parlando tra me e lui, non... tu l'hai mai finito? Sì, ho vinto un paio di volte, sai. Ma porca troia, sono solo io l'unico tu stra... non hai vinto? Solo io l'unico stra... Non hai mai vinto? Non ho mai vinto io. Vado io, racconto mio figlio. Allora, non prendere la figlia. Aspetta, tempo. Non lo prende! Prendi il tasto! Non lo prende! Ma non sei capace! Non prende le cose! Adesso la prende! Non la figlia, ti ho detto! Perché la figlia non è inutile la figlia! Poverina! Ma poi no, abbiamo perso! Ma come abbiamo perso? Abbiamo già perso! Zitto, ma dai! Ma prendi il cibo, prendi le cose! Mi mangio mia moglie! La mappa, no, dai, zitto, zitto! Ma perché torni così lotto? Zitto, zitto! L'acqua, la zuppa! Prendi la valigia! La valigia, c'è una valigia! Dietro, dice la valigia, mettilo, occupa tre, occupa la valigia! Ma porca, che cazzo c'è? Torna dentro! Aiuto! Prendi la dama, c'è uno spazio in più! Ma prendi la dama! Torna dietro, girati. C'è l'acqua qua. No, ci sono le cose qui. La maschera. Cosa mi serve? La maschera, prendi, tu fidati. Prendi le altre robe e la roba lì. Perfetto. Torna dentro e stai qua, se no moriamo. Stai qua. Dio mio, che partita del cavolo. Ma cosa vuoi? Non sei capace. Ma cosa mi serve una valigia? Che c'è? Il computer? Ci sono robe dentro. Giochi a Clash Royale. Ci sono. Ora guarda. Io prendo questa cosa seriamente. Per me la famiglia. La luce. È sopravvivente. Accendi la luce. Ah. E cosa pensa? Oh, Gesù. Spiegami questa valigia della minchia. Che cosa dovrebbe fare? Spiegami. Ti dà cose. Allora, va bene. Giorno 1. Va bene. C'è un problema. Va bene. Che vuoi? Non c'è la maschera. Sti cazzi. No, ci serve la maschera. Non ci serve niente. Come non ci serve niente? Zitto, faccio io. Hai mai vinto tu? Sì. No. Sì, tu? Andiamo avanti. Ma dai. Giorno 2. Chissà se magari il mondo non sarà così. Io primi 3-4 giorni mi faccio mangiare in gas. Ma vai. Ascoltami, visto che Mary Jane è inutile, la cacciamo fuori dal bunker. Perché è inutile? Perché non fa niente, mangia e basta. Mary Jane mi si sente alla grande. Benissimo. A posto, no? No, non aprire. L'ultima volta che non ho aperto erano i militari. Ma al giorno 3 che sia i militari. È speedrun, cazzo, esatto. La Madonna era un po' troppo speed. Dopo un po' bussare c'è stato. Il responsabile se n'è andato. Che lo scopriremo mai. Era Surreal Power. Ciao a tutti, cacciotti. Secondo te, ecco, questa è la domanda. Adesso che sta uscendo, gliela devo dare la roba? Io non le darei. Però agli altri sì. Ma no, sti cazzi. Sì, diamogli. No, l'ho mandato fuori senza niente. Sono scemo. Magari muore. Magari muore. Speriamo che non torni. Buona, ottima scelta, complimenti. Bene. È facile sentirsi giù di morale quando si vive sottoterra. Niente sole. Scusa un secondo. Bene che vada, stiamo qua 50 giorni, ok? Vuoi veramente leggere tutte le cazzate che sparano in questo coso? Io non leggevo neanche nei libri di scuola. Bravissimo, neanche io. Infatti sono finito a fare lo youtuber, pure tu. Hai visto? No, quando tipo prima di partire. Cos'è sta roba? Oh! Puoi scegliere il posto teoricamente. Ma da quando? Da sempre. Ma non lo sapevo mai. Sai come mai non vinco mai? Dimmi a volta fa. Fa di mangiare dopo 7 giorni. Sì, 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 anche. No. Cosa ti ho insegnato? Bravissimo. Grazie, grazie. Il fatto è semplice, se non ci laviamo ci viene la rogna. Cazzo, è vero. Sì, usa sul serio, c'è una cosa insopportabile. Usa lo spray. Ma no, ma è un insetticida. Ci laviamo un po'. Ma l'hai mai fatto? Me la stai dicendo la prima volta. Non l'hai mai fatto? Così si intossica, che lo sono già morto. È tornata, che sfiga. Ha portato cibo, secondo me. Non ha portato niente. Sì, sì, guarda, fidati. Più di acqua. Mica è utile. E basta. Vabbè. Ti sta bene, è pieno di ottimismo. E ancora reattivo, ok, passa avanti. Ma poverino, è pieno di ottimismo. Ma l'ottimismo è il profumo delle radiazioni a Chernobyl. Va bene. Se qualcuno ci può salvare da questa situazione è Radio Maria. Esatto. Vai, cazzo. Prende anche qui sotto. Assolutamente prende. Sì. Fetele, pacate, le mattine, le 6 del mattino. Il governo non è caduto e stanno venendo a salvarci, sì. Abbiamo vinto, perché, vinto. Miglia, sono convinto. Ma mi spieghi perché devi saltare quando dice chi deve mangiare, chi deve bere? Non so leggere. È incredibile, Mary Jane reagisce benissimo alla situazione. Oggi sembra star bene, ma perché posso? In realtà Miglia sta giocando a Clash Royale. Bella la sua barba, mi piace un sacco. Molto, devo farla anche così, sai. Bella. Anche tu dovresti farla così. No. A me non cresce neanche quella sul... Dolores non sembra preoccupata. Ted sta bene. Sembra che la zona sia ancora irradiata. Uscire in questo momento è pericoloso. Vai, aspettiamo ancora 4 giorni. Aspetta. Tratterebbe di sotto l'unico libro che abbiamo letto tutti. L'elenco telefonico. Io non ho letto neanche quello. Erano profughi sopravvissuti. Ma loro stavano peggio e ci hanno pregato di dargli qualcosa. Diamogli del aspetta, cibo, no, dai. Aspetta. Credimi, cibo. Cosa hai dato il cibo? Dobbiamo dare... Basta, se ne sono andati. Non sarebbe l'ora che ti mi bevesse? Non sapevi bere. Va bene, falli bere. Falli bere. Anche bevete. Oggi abbiamo conosciuto un tipo incredibilmente strano. Aveva un aspetto umano, ma anche 3 paia di mani in più. Ah. Ci ha raccontato di un gruppo di. Segaiol. Ci ha raccontato di avere un gruppo di persone con lui che avevano difficoltà nel procurarsi provviste. Ci ha fatto un'offerta. Se condividiamo con loro alcune delle nostre scorte, ci proteggeranno nella prossima spedizione.
Assolutamente sì. Sì, noi stiamo andando tutte le nostre provviste in giro al mondo. Di fagioli, mica quelli scorreggiano nel bunker, ma secondo me muoiono. Giorno 19, dai, tira fuori ste cose. Contaminazione molto alta, ancora dobbiamo arrivare al giorno 20. Oh, fermo! Oh, una di cibo. Ma che si ammazzino, l'ultima volta sono morto perché non riuscivano a mettere le carte per i militari. I militari, sti minchia di marine, ti trovano solo se metti le carte fuori. Non una scritta siamo qui, no, la il 4 di picche vogliono loro fuori, porca vacca. Io non gliele do le carte. La dama, no, vabbè, niente. La dama ce l'abbiamo. Due di queste in cambio della maschera. Che ci abbiamo la maschera? No, però mi. Quattro acqua per un fucile. Ma il fucile serve. No, no, no! Quattro acqua, sì. Quattro acqua, minchia. La Fiji ci danno. Io non vorrei. Ci danno la Fiji. Ma se tu non hai mai vinto in questo gioco. Vuol dire che vinco adesso. Più quattro e meno di una. Merigena assolutamente bisogno d'acqua. Visto? Visto che servono subito. Gli do tutto. E gli do anche la zuppa, non gli do. No. Timmy, vai, Timmy. No, devi che arriviamo lì. Esatto, okay. Bravissimo. Ok, dai, sì, dai, 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 ragazzi. Dai, cazzo, dai, cazzo. Con la valigia. Ma perché? Perché porta fortuna la valigia. Cambia la X. Ah, vabbè. Timmy è andato là fuori con la valigetta. Sta a fare colloquio di lavoro con i mutanti. Oggi la musica si è interrotta improvviso per lasciare spazio a un altro comunicato dell'esercito. Eravamo sul punto di aprire la porta. Ma fammi leggere! Quando ho iniziato a parlare. Abbiamo ricevuto le coordinate specifiche per dove la vai, 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 che arrivi i soldati. Sì, vai. Ma io l'avevo già fatto, stavo, non arriva nessuno, non arriva. Fa niente. È tornato. Cibo! Bravo, bravo! Figlio, e il medic ti la tutto. Minchia, ti compro Call of Duty. E la madonna. E la madonna. È andato. È andato all'esse lunga. Ha perso la valigia. Ci piaceva. Vabbè, però. Va benissimo. Portate con la valigia. Dimmi di mangiare e bere, però, eh. Ma minchia, gli do tutti. Gli do anche le troie. No, molta fame ed è stanco. Non ha sete. Ma andate a mangiare e bere tutti quanti. Sti cazzi, dai, per un giorno. E oggi è Pasqua. È Pasqua. Giorno 30, è il tuo record? No, il mio record è 67, zio. E non hai vinto? No. Ah, no, forse. È come se i tiranni fossero convinti di avere gli stessi. Gli stessi. Ah, era italiano. Sei tu che sei mongolo. Io non so riesco a leggere. Usa il libro di Boy Scout. Schiaccia i ragni. Esatto. Guarda che è utilissimo quel coso. Non si rompe perché no. È un libro. Come fare? È tornata Mary Jane. Cosa ci hai portato, bella? Uno di zuppa. Due di acqua. E si è rotta la maschera. Manda lei. A mani vuote, così. Così a mani vuote. A mani vuote. Senza la mappa. A mani vuote. Oh! Okay. A mani vuote. Ce la faremo mai, ragazzi. Giorno 36, vai. Ce la faremo mai. Ripariamo la maschera antigas. Libero di questo scout. Ma veramente? Oh, ragazzi, non ci posso credere. Quell'uomo è un genio. Guarda. Non c'è più. Si è rotta. Ci abbiamo messo tutta, ma qualcosa non ha funzionato. Quella maledetta maschera è andata in pezzi, ma no. Ma il tutorial di Giovanni Mucciaccio Aranzulla ci vuole. Quando stamani abbiamo aperto la porta del bunker per far entrare un po' di aria fresca e radioattivo. Dei geni. Sì, vabbè, dei geni. Stare. Abbiamo scoperto una valigetta sull'uscio. Non era come. Allora, quella valigetta contiene di solito una bottiglia d'acqua. Che. No, aspetta! Può essere buona o cattiva. Se è cattiva, uno si ammala. Allora no. Quindi io direi che. Tanto non c'è. Esatto, non rischiamo niente. Ma fai sapere queste cose? Quanto hai giocato a sta roba? È un po'. La tipa non torna più, è andata. Si è fermata da. Al supermercato. Sì, ma che sembra. Vinciamo. Mai, minchia, non arrivano mai militari. Non si vince a sto gioco. È tornata a Dolores. Ok. Oh. Con una sega. Niente. Dei proiettili. Senza super utili, mi dicono. E una torcia. Beh, la questa torcia è utile, la torcia. Dai. Dai. Timmy può farcela, non vedo l'ora di partire. Dai, andiamo fuori, Timmy. Oggi siamo un po' spaventati. Quando la mappa è caduta all'improvviso dal muro, ci siamo messi in spiaggia. Sì. Un buco dietro il muro dovrebbe essere. La cassaforte dietro il muro. Vai. Proviamo ad aprirla. Vai, sì, dai. Proviamo a assassinare. Ma esce Gesù. Moriamo tutti. Escono i soldati là di dentro, te li immagini. Madonna, incredibile. Acqua. Più uno acqua. Ma cazzo l'hai vista? Guarda che non siamo messi male, eh. Andiamo fuori, Timmy. Porca vacca. Senza niente. I proiettili. No. Gli lancia con la. Ma cosa gli lancia? Come le freccette. La lontana. Esatto. La lascia di Mary Jane avesse compiuto gli anni 2 settimane fa. Ma regali le carte, regala di Mary Jane. Se rimangono lì. Non lo. Non quella puoi mangia romperle. Tutto mangia. Non può rompere. Quella mangia. Madonna, non può rompere. Ti ammazzo, eh. Sono rimaste lì. Madonna, che caga. Mary Jane adora le carte. Perfetto. Che siamo andati vicino, siamo andati, eh. È tornato Timmy. Giorno 47. Acqua. Valigetta. Grande. Sappiamo che un insegnante locale ha salvato dei bambini dopo l'esplosione. Conosciamo anche le provviste presenti nel rifugio scolastico. Rubiamo ai bambini. L'ultima volta ho provato a rubare dei vecchietti. Erano armati fino a letto e mi hanno fatto un culo così. Veramente? Te lo giuro. Quanto cibo? Più 4. Madonna mia. I bambini morti. Ma dai, non è una cosa bella questa. Non è per niente una cosa bella.
non ha dato problemi. O forse i problemi non hanno avuto il coraggio di darle noia. Ma Mary Jane, senza niente. Basta dargli cose. Ma è perché magari la valigetta che torna da arriva con i contratti discografici. Giorno 50, numero tondo questo. Pensa a te. Arriveremo al 200 se continuiamo così. Esercito ha inviato un altro comunicato radio. I soldati sono in zona e hanno ordinato a tutti i rappresentanti dei sopravvissuti di uscire per incontrare e descrivere la situazione. Manda il padre. Dai, ma cazzo. Io scusi, io non dico, ma Se sta andando, non lo possono salvare. Tutti quanti vanno e lo salvano, esatto. Ma perché? Sì, ha preso un po' di appunti e ci ha detto che ci avrebbe fatto sapere. Ma cos'è? Le faremo sapere. Oh, Mary Jane è scappata. Veramente? Perché poi siamo andati con qualcun altro fuori, quindi vuol dire che lei è scappata. Cosa vuol dire? Ne è saltato le valle, che ne so, è scappato. Questa esce così. Sì. Quella valigia! Qua si è magnata la valigia per la vergogna, non è tornata. Era di marca la valigia. La valigia di Witton. Fottuta Surreal Power. Già mia. È ora di ascoltare un po' di radio. Martin Garrix. Oh, Gesù, ti prego, aiutaci. Dacci un segno dei militari, ti prego. Dai, che siamo al giorno 58. Sì, minchia, ha fatto di peggio. Ti sei riposato? Tranquilli per dolore. Tranquilli questi. Svegliatemi con qualcuno che picchiava la porta, come se non ci fosse un domani. In realtà potrebbe essere veramente così. Sì, perché potrebbero essere i militari. Se sono i militari. No, me ne vado, non ci credo, non posso credere. Madonna. Vado! Minchia, non ci credo, ma non ho mai vinto sta roba. Ma 200 episodi. Porca vacca, gioco di me. Boh, disinstallo. Basta, non serve più a niente. Disinstalla. Ma cosa stai facendo? Vaffanculo, va. Ma gioco di me. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a Eco per aver partecipato. Per averti fatto vincere. Per aver merito suo e del libro dei Boy Scout. Libro dei Boy Scout. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come al solito, se vi è piaciuto un commento e un mi piace, minchia, non ci posso credere, te lo giuro. Guarda che roba. Sono veramente incredibile. 100.000 like per questo video. Porca vacca. Senza questi dischietti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Beh, ragazzi.